Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Per chi non mi conoscesse, molto piacere, io sono Stefania. Sono attiva anche su Instagram e mi trovate con il nome di Lover First Smell 23. Come avrete avuto modo di vedere dalla copertina, oggi il video è interamente dedicato a giardini di Toscana. Io qui ho il loro kit che è attualmente ovviamente in commercio al prezzo di 35 euro. Il kit contiene 8 delle loro fragranze, perché attualmente ne hanno appunto ideate altre 3 che qui dentro non sono presenti. Io ho le 8 precedenti, diciamo, mettiamola così. Il kit è ottimo perché per l'appunto avrete la possibilità di testarle quasi tutte. La quantità contenuta all'interno di ogni singolo boccettino è di 2 ml e vi assicuro che è più che sufficiente per farvi un'idea. Io ho iniziato ad accostarmi a Giardini di Toscana grazie a Biancolatte, che è sicuramente il loro best seller. Però molto gentilmente la mia migliore amica, appunto, ancora l'anno scorso mi ha regalato l'intero kit e vi assicuro che, a parte una che non rientra nelle mie, diciamo, note preferite, mi piacciono praticamente tutte. L'intuizione che ha avuto Silvia è quella di creare una mescolanza fra quella che è la nota tradizionale a quella che è invece la nota di sintesi. Questi profumi sono molto complessi, la loro evoluzione è proprio meravigliosa. Perché cambia? E com'è che cambia? Cambia proprio a seconda di come il profumo va ad adagiarsi sulla vostra pelle. Io penso che sia necessario, affinché ognuna di queste singole fragranze risplenda nel modo giusto, dargli il tempo di evolvere. Detto questo, iniziamo con la prima. Oggi ovviamente farò una descrizione un attimino più snella rispetto al solito, perché sono 8 e devo andare un attimino più veloce. Questo sarà il mio prossimo acquisto, lo amo, si chiama Blue Indaco. Questo è un profumo che apre con note di pepe rosa, frangipane e bergamotto, quelle centrali sono la vaniglia e la mandorla, quelle di base sono il muschio e l'ambroxan. Questo è un profumo principalmente polveroso e talcato, ha una durata eccezionale. Fate conto che è come se un velo di talco, una nuvola di talco vi avvolgesse. Blu Indaco, sì, perché è celestiale. Questo è veramente un profumo coccola. È un profumo che vi farà sentire assolutamente compresi, coccolati. È un profumo morbido, è un profumo delicato. Io non sento la nota del frangipane. Principalmente per me questo è un profumo talcato. Passo poi a parlare di Rosso Radice. Rosso Radice è un profumo che apre con note di pepe rosa e bergamotto e salvia. All'interno troviamo il Cashmiran. Come note di base abbiamo il Vetiver, l'Ambroxan e l'Ambrettolide. Ombrettolide, non so com'è l'accento, abbiate pietà di me. Questo è un profumo molto versatile. È un profumo perfettamente unisex ed è un profumo portabilissimo dalla primavera fino all'autunno. In apertura si sente molto appunto la nota speziata del pepe, però poi un po' alla volta diciamo che va ad incupirsi, ma non in senso negativo. Quello che sento, scusate, maggiormente è una sorta di profumo di tè. Nel dry down, il profumo che viene a ricrearsi grazie appunto a questa mescolanza fra note tradizionali e note di sintesi è molto simile a quello di un buon tè, soprattutto appunto in fase di asciugatura, alle foglie del tè principalmente. Lui è Rosso Radice. Il prossimo di cui vorrei parlare, lui è Shabby Chic. Apre con note di peonia. Quelle centrali sono note appunto di fiori bianchi, di rosa bulgara, quelle di base sono il muschio, il javanol e il legno di cedro. Questo
Qui l'apertura è floreale, è un'apertura molto fresca. La peonia è ovviamente molto gentile, ma poi lentamente fa capolino una rosa che è estremamente soave. È un profumo con un fondo legnoso, però ovviamente anche qui non parlo del legnoso forte tipo quello del Lud, no, questo è un profumo estremamente discreto, rilassante e dolce. Il legnoso di cui parlo è il legnoso che fa riferimento al sandalo. Infatti la nota di sintesi del Javanol cerca di riprodurre artificialmente quello che è il profumo del sandalo, dunque gli conferisce ovviamente una certa cremosità. Questo, ragazzi, è un gioiellino. Questo veramente è un velo di seta. Ha un difetto rispetto agli altri suoi fratelli. Purtroppo la durata, almeno su di me, perché ovviamente io come punto di riferimento a me stessa, non è durevole, cioè non mi dura tanto e questo mi dispiace perché questo è uno dei miei preferiti assieme a Bianco Latte e a Blu Indaco, però purtroppo su di me la durata lascia un pochino a desiderare. Se riuscissero ad ovviare a questo, chiamiamolo così, problema, probabilmente sarebbe il secondo mio preferito, Shabby Chic. Passiamo poi a Celeste. Oh, qui, questa è l'unica nota dolente per me. Celeste apre con acqua di mare e lime. Le note centrali sono la violetta, note floreali esotiche e lampone. Quelle di base abbiamo l'ambroxan e lo zucchero vanigliato. Io con questo profumo ho un problema grandissimo. Qui c'è la violetta e io non sono, diciamo, la fan numero uno della violetta, pur essendo un fiore graziosissimo. Non riesco tanto a sentirla addosso e probabilmente sono influenzata da questo mio problema, perché qui la regina assoluta è Miss Violetta. E la nota agrumata c'è e si sente, è presente, però non è troppo squillante, non è quella che, diciamo, regna sovrana, ecco, mettiamola così. Quello che a me fa strano è che non so se dipenda dal fatto che c'è ovviamente una commistione tra le note acquatiche di mare più quelle del lime mescolate alla violetta, mi fanno sentire un fortissimo profumo di non so se sia più anguria o melone, cioè la mia pelle, fa sentire, fa risaltare questa nota appunto che effettivamente mi ricorda il melone. Non so come mai, però non è tanto di mio gradimento. In più sento anche una sorta di nota plasticosa che purtroppo non me lo fa piacere come vorrei. Questo profumo ha una persistenza allucinante. Vi assicuro, potete spruzzarvelo, potrete farvi una doccia ed è qualcosa che resiste veramente da qui all'iperuranio, è persistentissimo, però purtroppo fra tutti è quello che io non mi sentirei di comprare. Passiamo poi a parlare del prossimo profumo che è Rosso Rubino. Rosso Rubino appartiene al gruppo legnoso e speridato, apre con note di arancia, bergamotto e limone, quelle centrali sono le bacche selvatiche, la fava tonka, il cacao e la rosa, quelle di base sono il muschio di quercia, il pepe rosa, il patchouli, la cumarina e il cashmiran. Questo è un profumo estremamente femminile, apre ovviamente con note fruttate e molto tonde, abbiamo l'arancia, poi abbiamo questo bergamotto frizzantino, dunque principalmente sì, l'apertura è fruttata, ma anche qui cosa succede? Vira su toni talcati e muschiati. Questo ha un profumo molto caldo, un profumo molto intenso, un profumo molto dolce. Scusate se vado di fretta, ma sono tanti. Il prossimo è Bianco Latte. Bianco Latte è il sacro graal di chi ama i gourmand. Qui tutti i gourmand lover non potranno che dirmi: sì, Stefania, hai ragione. Questo è un best seller non a caso. Abbiamo qui dentro caramello, abbiamo vaniglia, abbiamo miele, cioè abbiamo tutto quello che
C'è di più goloso, veramente. Questo è un profumo così buono, così goloso. Solo che io, a differenza di tanti altri miei colleghi YouTuber, passatemi il termine, o content creator, chiamateli come volete, che per me tanto è lo stesso, non cambia assolutamente niente. Io non sento questa mescolanza di sapori fra latte e biscotti. Io qui l'aroma del biscotto non lo sento proprio per niente. Per me questo è molto più simile a un caramel coffee latte. Cioè il sapore che vado a percepire più di tutti è quello vero e proprio di una caramella toffee, di una caramella mou. Cioè immaginate di avere sì un bel latte caldo, ma nel latte caldo io non ci vedo e non ci sento sciolti i biscotti. Io qui mi immagino proprio quelle belle caramelle mou, che buone, sciolte, ben mescolate, ben frullate. Questo è un profumo per chi ama i dolcioni. È veramente quasi al limite dello stucchevole, però io lo amo, cioè questo è meraviglioso, questo piace a chiunque. Io sfido che non piaccia a qualcuno e se c'è qualcuno a cui non piace, beh, fatemelo sapere nei commenti. Troveremo il modo di farvelo piacere. Bianco latte. Allora, qui abbiamo l'altro fratellino, bianco oro. Allora, bianco oro apre, scusate, con note di pepe rosa e bergamotto. Quelle centrali sono la rosa e il pepe nero, quelle di base sono il giavano, il cetalox e il patchouli. Allora, questo appartiene alla famiglia degli orientali. È in apertura molto piccantino, decisamente molto piccantino. Il pepe rosa c'è e si fa sentire tutto. È speziatissimo, appena sfruzzato quasi fa starnutire, da tanto è presente questa nota. Però ragazzi, questo quando si scalda, cioè anche qui penso siano queste note di sintesi, lo fanno diventare un talcato dolce, un profumo veramente è maturo, decisamente impegnativo, ma qui l'evoluzione che ha il profumo è qualcosa di spaziale. E la molecola di sintesi contenuta appunto qui dentro è il Cetalox. Io non sono proprio la più grande esperta, però sono andata a vedere e ricorda il profumo dell'ambra. Questo è un profumo che io amo particolarmente, bianco oro. Poi abbiamo l'ultimo, poverino, eccolo qui, l'abbiamo lasciato proprio infine, Colonia Nobile. Questo apre con note di Petit Grain, di Neroli e Bergamotto. Quelle centrali sono il gelsomino e il benzoino, quelle di base il muschio di quercia e ambrettolide, non so dire l'accento, spero sia corretto, e l'ambroxan. Qui l'apertura è un'apertura frizzantina, è veramente molto sprinta, è sferzante quasi. L'apertura qui è oltretutto molto agrumata e si sentono tantissimo quelle che sono le note dolci del gelsomino. Questo è un profumo che secondo me vira più verso il maschile. È un unisex, sì, però io questo faticherei a portarlo. Lo vedo bellissimo e proprio lo vedo splendere su un uomo questo profumo, Colonia Nobile. Penso che l'abbiano chiamato così proprio perché dà un certo senso di quasi regalità. Non so se è ispirato alla famiglia dei Medici, perché effettivamente se penso a Giardini di Toscana mi viene automatico il collegamento con i Medici. Anche loro, insomma, la Toscana deve tantissimo a loro. E non so se è ispirato a loro, effettivamente no, non mi sono mai informata. Comunque, questo è un profumo bellissimo e, come dicevo precedentemente, secondo me è indicato a un pubblico maschile. Lo vedo perlomeno più adatto a loro. Questa è l'ultima proposta del kit. E spero di essere stata esaustiva per quanto possibile, diciamo in un tempo limite. Spero di essere riuscita a farvi capire quanto siano effettivamente stupendi questi profumi. E sono stupendi proprio perché il gioco di evoluzione che contengono al loro interno è qualcosa di mega galattico. Sono profumi che vanno testati e che vanno provati. Sono profumi che vanno provati su pelle soprattutto, perché è su pelle che danno il meglio di loro. Io sono felice di averli in collezione.
Vi faccio rivedere di nuovo il pack Giardini di Toscana. Se vi va, provateli e se li provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto e alla prossima!